traffica e si avvicina a passi da gigante a... C'è la danza, qui se gioca soltanto a palla, con la Roma se balla, se balla, se balla, con la Roma se balla. Il 17 giugno 2001, ultima giornata di campionato. L'Olimpico è pronto ad accogliere una squadra a un passo dal trionfo, ma che non può più sbagliare. La Roma ha il fiato sul collo della solita Juventus e nell'animo la delusione patita a Napoli 7 giorni prima. A San Paolo tutto sembrava pronto per la festa giallorossa. La Roma aveva 4 punti più della Juventus ed era in vantaggio per 2-1, grazie alle reti di Batistuta e Totti. Bisognava resistere ancora pochi minuti prima di far esplodere l'entusiasmo dei suoi tifosi. Poi, al 36esimo, un fischio di Treossi ha scosso il velo della festa. E il tiro di Fabio Picchia lo ha squarciato. Dopo un campionato tutto corso in testa, si affacciano i peggiori fantasmi. La Juventus di Ancelotti ora è lontana solo 2 punti. Per agguantare il tricolore, la Roma deve soffrire ancora per 90 minuti. Ma nel momento del bisogno, i giallorossi hanno il sostegno dell'Olimpico. Il 17 giugno nella capitale splende un sole caldissimo. I tifosi che raggiungono lo stadio ritrovano la voglia di festa smarrita nella delusione di Napoli. L'avversario da battere è il Parma, quarto in classifica e già qualificato per la Champions League. Una squadra che non ha più nulla da chiedere al suo campionato, ma sempre insidiosa con i suoi campioni, alcuni dei quali ex giocatori della Lazio. Oggi siamo tutti brasiliani, anche quelli del Parma, perché oggi balleranno parecchio. Accorrono in 75.000. L'Olimpico ribolle come un vulcano. L'ansia sbarra la strada alla gioia. Si trepida anche a Torino. Allo stadio delle Alpi la Juventus affronta l'Atalanta. Ma ai bianconeri vincere può non bastare. Amici sportivi alla visione d'ascolto, un saluto dallo Stadio Olimpico di Roma. La Roma capolista ospita il Parma, vincendo conquisterebbe il suo terzo scudetto. Alle 15 il cronometro scatta. Esterno, Montella. Montella, tiro fuori di pochissimo. Dopo 6 giri di lancetta, Trezeguet sparge brividi di paura tra il popolo giallorosso. All'Olimpico il nervosismo aumenta. La maschera di Fabio Capello. Passano 13 minuti e il tappo della tensione vola via. Tommasi cerca Candelà con questo lungo lancio. C'è il colpo di testa di Sartor, la palla è per Candelà, tocca fuori, finta, gol! Gol strepitoso da parte di Totti. Per Francesco Totti è il gol più importante della carriera, nel suo stadio, tra i suoi tifosi. Intanto la Juventus segna e spera ancora. Ma a qualche minuto dalla fine del primo tempo... Attenzione, Battistuta, spazio davanti a sé, Battistuta, 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 tiro, Buffon, arriva Montella ed è il 2-0. L'Olimpico esplode per la seconda volta. Al Delle Alpi è tempo di spegnere la radio e le speranze. 2-0, risultato praticamente messo al sicuro, anche se nel calcio non si può mai dire. Due, ma manca ancora il tempo. Nel secondo tempo noi segniamo il terzo gol, quindi siamo sicuri. E uno lo fanno loro alla fine. 3-1. All'inizio del secondo tempo il Parma mette in apprensione la difesa giallorossa. Tanto
giocato da Totti. Ma a questo punto sembra difficile che i gialloblu possano rovinare la festa romanista. Via via che i minuti scorrono, il sapore della vittoria riempie il palato di una tifoseria digiuna da 18 anni. Poi, al 33esimo, Gabriel Omar Batistuta abbatte ogni incertezza. Tanto Batistuta converge, tiro! E stavolta il gol c'è ed è il 3-0. Anche Batigol ha voluto mettere il suo suggello personale. L'Olimpico ormai è in delirio. Il tifo è impazzito. Nella bolgia che urla di gioia, il gol del 3-1 di Marco Di Vaio passa inosservato. Ormai allo scudetto manca solo una manciata di minuti. L'entusiasmo è irrefrenabile. Scavalca le barriere che delimitano il campo e irrompe sul prato con 5 minuti di anticipo. La partita non è finita, attenzione, la partita non è finita e c'è questa invasione di campo. La partita è sospesa e si rischia grosso. Capello si sbraccia e urla di rabbia. Mentre a fatica si tenta di respingere l'invasione. I giocatori senza maglia e pantaloncini vagano increduli per il campo. Passano 12 lunghissimi minuti prima che si possa riprendere a giocare con i calciatori rivestiti alla meglio. Poi finalmente si riparte, fino al fischio che chiude una gara piena di tensione e una stagione bellissima. La Juventus di Ancelotti ancora una volta è seconda. La Roma ha conquistato il suo terzo scudetto. Logisticamente parlando, più bello della mia vita. Devo dire che quest'oggi non abbiamo vinto solo noi giocatori, tutto l'anno che ci accompagna un tifo veramente, veramente straordinario, che ti dà dei brividi, delle emozioni, ed è bello festeggiarlo tutto qua, insomma, nel nostro stadio, nel stadio della Roma. Emozionante impresa di sport che dallo stadio si propaga in tutta la città. In attesa di scrivere altre pagine indimenticabili, il romanzo dell'Olimpico si interrompe qui. Quanto sei bello.